Ragazzi, arriviamo a 25.000 like, lo rifaccio però, scegliete voi con cosa, per esempio pizza, sushi, qualsiasi cosa voi volete, scrivetelo nei commenti e inoltre a fine video vedrete quanto ho speso con tutti gli scontrini. Hola Yos Family, qua è Vevios! Hola Yos Family, qua è Mama Yos! Tanto tempo fa vi avevo promesso che avrei fatto una settimana solo McDonald's. Il momento è arrivato, anche perché Graziana è partita, quindi sono solo. Qual è il momento migliore per farlo? Cioè, Graziana parte domani in realtà, però da oggi io inizio, così mi porto in orario e per sabato esce il video. Si parte da venerdì, che è oggi, all'ora di pranzo. Io e mamma andremo al McDonald's per iniziare questa challenge. Quindi, visto che il video era molto lungo, direi che andiamo già al McDonald's. Andiamo? Vamos! E paga tutto mamma! Restiamo. Allora raga, io direi che per iniziare posso prendere questo qui, che non ho mai preso in vita mia. Teoricamente dovrebbe essere buono. Solo questo. Che dici? Ci sta. Crispy Mac Wrap. E mia madre non ha preso niente perché sta a dieta. Ma è vero. No, sono scemo io. C'era un'apertura. Scusatelo. Gnam. Com'è? Pepi? Sta per diventare il mio top delle cose del McDonald's. Veramente? Madonna mia. Questo riguardo che è veramente buonissimo. Addio dieta. È buono? Raga, questo qua è super consigliato. Penso che lo prenderò altre 20 volte fino a una settimana. Buono. Buonissimo, buonissimo. Stasera, menù. Ok, siamo arrivati alla cena. Ho preso un Big Mac. Considerate che non posso andare sempre al McDonald's, quindi ho comprato a pranzo anche per stasera, perché il McDonald's non è nel mio paese, quindi andare ogni volta lì già costerà un botto tra panini e menù. Più la benzina è finita, ragazzi. Poi chiederò il mutuo per ripagare tutto ciò che ho speso in questo video. Il cesciolino, raga, me lo sono dimenticato, che schifo. Primo giorno ovviamente è andato giù, che è un piacere. È andato giù, che è un piacere. Dobbiamo continuare per una settimana, penso sarà dura. Penso mi vedrete anche tante volte al bagno. Hola Yos Family, secondo giorno! Ora andiamo a pranzare perché io sto ancora pieno da ieri, che comunque ti riempie il McDonald's, eh? Cioè io non voglio esagerare perché una settimana facciamo così... Facciamo fuori questo? Tra il fatto che comunque sempre McDonald's mi riempio e il fatto che si spende un botto di soldi, evitiamo la colazione e andiamo ma io la voglio! Tra. E tu prendila. Ma è vero. Giù le patatine, le sfiziosità. Ma è vero. Giù, ti ricorda qualcosa? Madonna, devo. Pronto? C'è nessuno al McDrive? Dai. Pepi Yos ha fame. McDrive. Pronto. Salve. È la nostra figura di... L'abbiamo fatta perché mamma non ragiona, non sa che lei sente queste cose, capito? Bellissimo. Bellissimo, certo. Sapevo io, non ha ripreso, però si è arrabbiata. Ma signorina, non io non l'ho ripresa, però non ho detto manco grazie, evidentemente ho sentito che ha detto... È gigante. Mi hai urlato, mi hai urlato. Beh. Le patatozze. Ti devo dire, vi dico ragazzi, buon appetito. Buon pranzo, Yos. Secondo giorno, ho ancora molta voglia di McDonald's, eh? Ci vediamo tra 6 giorni. Madonna. Siamo di nuovo qui. Non mi sta ancora pesando, ragazzi. Sono soltanto 2 giorni di McDonald's. Ho preso praticamente il menù, anche perché oggi ho un bel po' di fame. Le mie preferite sono quelle che ho preso a pranzo. Però, ragazzi, cioè non posso veramente fare l'animale, perché sono sicuro che a fine di questa challenge almeno 1 chilo l'avrò preso. Almeno. Come seconda cosa ho preso un double chicken barbecue, che credo di non aver preso mai in vita mia. Vabbè, praticamente doppio pollo dentro, cheddar, un po' di roba. Io sono fissato perché prendo sempre Big Mac e McCrispy. Ma questo è buono, oh. E questo, se non mi sbaglio, costa 2 euro, raga. Era da tempo che volevo fare una settimana a McDonald's. E ora che Graziana non c'è perché è partita per una settimana, ho il tempo di farlo. È una delle challenge che ho più piacere di fare da quando ho aperto il canale. Buongiorno amichetti, siamo a domenica. Non ho registrato dal Mac perché, raga, non potete, cioè sicuramente lo potete immaginare, ma oggi si crepa, almeno qui al sud. Io sto colando il telefono surriscaldato, surristepni scaldato. Vabbè, ho preso questo succo che dovrebbe essere all'arancia, mi pare. E poi ho preso un bel panino
con la mia gang alla Nutella. Ero praticamente ancora pieno da tutta la giornata di ieri, quindi ora questa cosa la prendo come pranzo, perché non ce la faccio per ora, quindi ho bisogno di stare bello tranquillo, poi magari stasera facciamo il pieno. È un normalissimo succo all'arancia, non è male male, solo che ci sono un po' di pezzettini di arancia dentro, almeno è fresco. Saluta papà Yos che è appena arrivato. Ciao. Panino con la Nutella, che è il solito panino con la Nutella, però è duro come... Questa non è una falsa mattina, raga. Questo era il panino avanzato da ieri sera. Raga, ci siamo! Ciao ragazzi, abbiamo Stefano con noi oggi. Io ho preso una cosa, raga, che mi è piaciuto un botto, ve l'ho già detto. Ta-da! Raga, era troppo buono. È buono, buono. Sì. È una specie di crispy mac bacon, però dentro la piadina praticamente. Esatto. E qui invece il crispy mac bacon di Stefano. Mio, naturalmente. Io vado sempre su questo. Ora, se Stefano mi sporca la macchina, lo ho mangiato abbastanza questi giorni, però il mac non mi stanca. No, vabbè, il mac è fatto apposta per non stancare. Se ve lo dice Stefano. Buon appetito, buon bro. Buon appetito, bro. Lo smangi. La cosa bella è che Graziana vedrà questo video. Ti è piaciuto ad abbandonarmi? E ora ti becchi questo video. Metti pure i like, Graziana. Vedi, vedi, vedi. Guarda. Ho ancora lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. È l'inizio, bro. Hello! Buon inizio di settimana! Ho preso per colazione un Mac Caffè, che sinceramente non ho mai preso dal McDonald's, non ho idea se sia buono o no! Mi hanno dato anche il Mac Zucchero, incredibile ragazzi! Signor McDonald's, mi dia 10 milioni di euro la prossima volta, cioè, che cavolo! Alla salute! Massimo un altro, un paio di giorni andrò a fare una Mac cagata! Stomaco, sono da giorni che mi sei iniziato a fare quindi. E poi ho preso anche un Mac cornetto, che non ho idea che gusto sia. Non lo so, ragazzi, sembra vuoto, ma non è vuoto. Boh, forse è la Mac albicocca. Non si capisce, sembra vuoto, raga. Questo non è niente di che. Hola. Comunque, non so se ci avete fatto caso, ma io sto indossando sempre le stesse magliette durante il giorno, cioè la cambio soltanto il giorno dopo per farvi vedere il giorno preciso. Ho preso per pranzo un Mac chicken burger. Non lo so, a me piacciono più le cose con il pollo al McDonald's che gli hamburger normali. Secondo me sono più saporiti. McDonald's si pensa proprio una polleria. Cioè, sono molto più buoni quelli col pollo. Ba, ba, bam, bam. Sto arrivando un po' al limite in questi giorni, però ce la possiamo fare. Questo però io e Stefano lo dividiamo, perché sì, c'è ancora Stefano con noi. Sì, sono io che sto riprendendo. Ciao. Sono pronto a mangiare. Esatto. Ma non ci sono le sgagliozze. Iniziamo con un polletto. Vada. Come un polletto? Allora, boom. Io sul canale ho fatto mangio 150 polletti, che ne sai tu, bro. Noi ci vediamo domani mattina, cioè tra un secondo. Però lasciate like, perché farò o una settimana pizza, o una settimana sushi, o una settimana ciò che volete. Basta che lo scrivete nei commenti. Martedì è già ora di pranzo, perché c'è una cosa che è successa. Dopo che ieri ho mangiato con Stefano, sono arrivato a casa, ho iniziato a sentire qualcosa nello stomaco che non andava molto bene. Santo al bagno. Il problema è che voi dite, ok, non ci interessava, ve lo dico lo stesso. Il problema non è quello, il problema è che sono andato 3 volte. Quindi poi sono stato fino a tardi al bagno. Stamattina non ho fatto colazione, perché stavo un po' così di stomaco. Infatti forse avrei già smesso qui se non facessi il video. Ho preso da mangiare una cosa nuova che non ho mai provato. È il gluten free burger, che non avevo mai visto. Infatti me l'hanno servito in questa busta. Saluta Andoni. Ciao. È bagnato. Perché è bagnato? Guardate, guardate! È incollato! È strano, secondo me muoio. Ragazzi, che siete allergici al glutine, mi dispiace tantissimo, ma non si avvicina neanche lontanamente a un panino normale. È di plosivina. Mangia, non ti preoccupare. Io mangio, va bene. Beh, dimmi com'è. Sa pure. Com'è? Vinci, vinci. Non lo vuoi? Non è per me. Ragazzi, oggi mi vergogno molto. Verissimo, vergognati. Ho preso un'insalata dal McDonald's. Non lo so. Ci sono anche i grissini all'interno. Vuoi favorire, mamma? Grazie. Ovviamente. Preferisco un Big Mac. Non c'è. Non la prenderei mai più, raga. Assaggio. No, grazie. Non mi fido sulla parola. Prova. Grazie.
anche oggi siamo qui. Però raga, con la macchina di Graziana, tac, sto squagliando. Cioè voi non avete idea del caldo che fa oggi. Cioè io sto morendo letteralmente. Incredibile, oggi si crepa. Dato che voglio sempre mangiare cose diverse al Mac fin quando mi è possibile, ho deciso di prendere un Happy Meal. Però vado all'ombra perché sennò squaglio. Sto un po' odiando questa challenge, raga, perché vorrei mangiare altro, ma non posso perché il McDonald's comunque mi riempie e non ho tutta sta fame. Ah, a parte che c'è questa sorpresina. Vabbè, poi abbiamo le nostre Mac patatine. Io vi consiglio di venire al McDonald's prima dell'ora di pranzo. Si sente la raffinatezza, la qualità. Per me è la qualità, raffinatezza. Ovviamente c'è anche il panino all'interno, che è il classico toast, vabbè. Ovviamente non vi faccio vedere che lo mangio tutto, perché il video già sarà lungo sicuramente. Oddio che carino. Lo regalerò a nonna Yos. Salve a tutti ragazzi. Questo è il Grand Crispy McBacon, che io sinceramente non ho mai mangiato, a meno che l'ho mangiato in qualche challenge, non me lo ricordo, perché all'interno c'è il pollo. Allora, per quanto io sia team pollo, col crispy ci va l'hamburger. Un parere mio personale. Stra mega salato, troppo asciutto per i miei gusti. La cosa positiva è che essendo Grand McCrispy, almeno enorme. Avete lasciato like per fare una settimana intera solo pizza o solo sushi o solo altro che volete voi? Sto andando 3 volte al giorno al bagno. Volevo avvisarvi. Questo da lunedì. Ah raga, buongiorno. Questo è il penultimo giorno. Però il mio stomaco sta iniziando a cedere. Quindi io per colazione oggi ho preso un bel milkshake e un muffin alla Nutella. E voi direte: meno male che sta cedendo lo stomaco. Lo so, però che devo fare? La facciamo male alla challenge? La facciamo bene. Alla salute, questo spero sia molto ripieno di Nutella. Forse riscaldato è buono. A fine video facete tutti gli scontrini. È un po' asciutto, ci vorrebbe qualcosa per... Oh, grazie Pepios. Cioccolato, vabbè, non lo vedrete mai. Questo non è male. Sto iniziando veramente a cedere, raga, ma di brutto. Allora, pranzo tra 200 milioni di virgolette, perché sono le 4 e non ho fame, non voglio niente. Io sono pieno, cioè, capace che quando finisce la challenge non mangio per 3 mesi. Chicken alla piastra, che dovrebbe essere il panino da 1 euro, quello al pollo. Questo me lo faccio bastare fino a stasera, che andrò al Mac con i miei amici. Il pollo del McDonald's mi piace tanto, meglio dell'hamburger. Raga, io sono di nuovo qua, però oggi c'è tutta la gang con me, mi hanno accompagnato. Ciao bro. Però tu stai prendendo l'abuso, bro. Ciao, bro. Posso non dire parolacce? Non puoi dire niente, stai zitto. Raga, chi è questo? Allora raga, praticamente ho preso la Coca-Cola, poi ho preso un panino, un chicken burger. Ultimo giorno, venerdì, io non ce la faccio più, non voglio più vedere il McDonald's per tutta la mia vita probabilmente. Siccome fosse per me non mangerei più, per ora ho preso soltanto i panzerottini sfiziosità del Mac, perché non li avevo proprio presi, quindi ho detto almeno cambiamo un po'. Non ho proprio più voglia di mangiare, cioè, ma non ho voglia neanche di mangiare altre cose, cioè sto proprio pieno. Ci vediamo direttamente stasera con l'ultima cosa del Mac e il conto finale. Siamo finalmente arrivati alla fine di questa settimana. Ho comprato, per concludere questa settimana, un bel panino del McDonald's, non l'avrei mai detto, My Selection, perché è, diciamo, quello che un po' mi piace di più tra tutti quelli del Mac. Concludo così l'ultimo giorno di McDonald's. Vi dico la verità, come ho fatto fino ad ora, non so se lo finirò, però l'ultimo morso io comunque gliel'ho dato per far vedere a tutti voi che non ho imbrogliato. Scontrini. E ora farò un breve calcolo per farvi sapere quanto ho speso. Questi sono gli scontrini, guardate quanti. E penso anche di averne buttati alcuni, purtroppo, perché stavo conservando tutti gli scontrini, ma qualcuno l'ho perso sicuramente. In totale, se non ho sbagliato, provate a indovinare voi nei commenti prima, però ho speso 82 euro e 50 centesimi. Grazie. Grazie ragazzi. Grazie mille, sono un campione.
Però io l'ho fatto soprattutto per far divertire voi, anche se comunque non credo che ci rientrerò con questo video. Però spero comunque di avervi strappato un sorriso. Mi raccomando, se questo tipo di video vi dovesse piacere, ricordatevi di superare i 25.000 like, perché andremo a fare o pizza o sushi o gelato o qualsiasi cosa che volete voi, mi scrivete nei commenti. Io non ce la faccio più, probabilmente vado a vomitare, e ci vediamo presto in un nuovo video mercoledì.